continuano le polemiche su Massimo Bossetti e la fiction in onda su Netflix sul caso di Yara Gambirasio. Intervistato dal Tempo l'avvocato Andrea Pezzotta, legale della famiglia Gambirasio, ha preso una posizione molto forte. Abbiamo ritenuto non fosse opportuno partecipare a questi spettacoli TV sulle vicende giudiziarie. La nostra linea è che i processi li facciamo in tribunale, non su Netflix, prosegue l'avvocato. Poi aggiunge in tono polemico, devo dire che, alla luce di questo tipo di narrazione innocentista, siamo ben contenti di esserne rimasti fuori. La serie TV, Il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio, dedicata all'omicidio della tredicenne di Brembate Sopra, continua a destare polemiche. Secondo Pezzotta, la serie TV non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle solite cose che dice la difesa. Pezzotta la considera come una mera operazione di marketing ed ironizza. Una serie dal titolo Bossetti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, l'avrebbero guardata in tre. Molti giornalisti sostengono che le prove dell'accusa sulla colpevolezza di Bossetti risultano schiaccianti e concordano nel dire che la serie TV è sbilanciata troppo sulla tesi della difesa. La prova del DNA e l'alibi falso sono prove incontrovertibili e non è un caso se la revisione del processo non c'è stata, dopo la condanna di Bossetti in Cassazione. Vittorio Feltri, che oltre ai fatti di politica commenta anche la cronaca, ha commentato la vicenda con un post su X. Bossetti sconta l'ergastolo per un delitto che non ha commesso. I giudici si vergognino e vadano a nascondersi, aggiunge poi il giornalista bergamasco. Come nel suo stile Feltri non si smentisce, provocatorio fino al midollo e scorretto sempre. Iscriviti e attiva la campanella.